incontriamo ad Anzio Danilo Rispo, che sta facendo il Giro d'Italia, o quasi un completo Giro d'Italia, con un Comet 801. Ci facciamo raccontare da Danilo un po' questo viaggio, questa avventura, come nasce e come si sta sviluppando. Allora, come potete vedere dal mio viso, sono felicissimo di fare questa avventura perché è bellissimo. E niente, nasce dalla passione per la vela. Qualche anno fa ho preso la patente nautica, ho iniziato ad andare a vela. Poi si dice sempre, sai, faccio le valigie e vado, lo faccio. Niente, qualche settimana fa ho detto lo faccio e mi sono imbarcato sulla barca. Ho fatto da partenza da Genova e conto di arrivare a Venezia tra una ventina di giorni, ecco. Faccio tappe non programmate, dipende soprattutto dal vento, dal mare. Qualche volta ho avuto anche delle difficoltà già perché, sai, con il Comet 801 30 nodi iniziano a diventare impegnativi. Ieri ho avuto veramente paura. Però oggi invece è giornata stupenda, sono venuto qui ad Anzio e non conoscevo, quindi scendendo porti e mi godo il paese. Ieri hai avuto paura, 30 nodi, dove l'hai presi? Stavo venendo dall'isola del Giglio e puntavo a Civitavecchia. Al largo di Civitavecchia, niente, le previsioni davano 20 nodi, a un certo punto invece ero tanto al largo, mi sono spaventato perché ero a 30 miglia dalla costa e arrivano 30 nodi e erano difficili da gestire, e lì ho avuto un po' paura. Allora ho buttato giù la randa completamente, ho ridotto il fiocco e piano piano cercavo di avvicinarmi a terra, però fatto. Senti Danilo, raccontaci intanto la tua storia velica, cioè tu da dove vieni e come hai incontrato la vela? Io sono originario di Scalea, Calabria, e avevo un flying junior da piccolo. Poi niente, mi sono trasferito a Torino. A Torino nel 2010 decido di prendere la patente nautica, quindi avvicinarmi alla vela un po' più grande. Infatti quando lo racconto ai miei genitori dice: ciao papà, ho preso la patente nautica. Mio padre: a Torino. Sì, l'ho fatta a Torino. E da lì poi ho iniziato a esplorare questo mondo che è stato fantastico. Ho preso un piccolo Comet 910, poi dal 910 sono passato a un 40 piedi. Diventava difficile gestire il 40 piedi perché a me piace navigare comunque in solitaria e o con la mia compagna al massimo, però il 40 piedi diventava impegnativo. Adesso invece ho preso questo 801 ed è bello, per ora mi sto divertendo. Ecco. Senti Danilo, quindi tu intanto divertimento la cosa principale, si vede proprio dai tuoi occhi eccetera, lo stai facendo in solitario questo Giro d'Italia, quindi prevalentemente prevedi di completarlo in solitario? Lo sto facendo in solitaria, qualche volta mi contatta qualcuno per fare dei piccoli tratti, questo mi fa piacere. Il progetto è avvicinare le famiglie alla vela, il mio è un progetto di famiglia principalmente perché faccio family club, insomma mi occupo di animazione turistica, animazione per villaggi turistici per famiglie, e mi piaceva sensibilizzare le famiglie alla vela portandoli gratuitamente sulla barca anche per piccoli tratti, magari anche soltanto nel porto. L'ho fatto magari in alcuni alberghi dove prestiamo il servizio di animazione, lo faccio gratuitamente, loro vengono sulla barca, salgono in barca e vedono quanto è bello, com'è bello condividere gli spazi, comunque alzare la vela, il silenzio e andare. Poi stamattina, cioè, vedere albe, tramonti, veramente indescrivibile, qualcosa di fantastico, e vorrei trasmetterlo a tutti, è bello, veramente bello. Quando io dico, molte volte, sai, c'è qualcuno che ha dei problemi, ci vado allo psicologo, vieni con me, vieni in barca a vela, ti faccio vedere che cosa succede, è un'altra cosa, è fantastico. Senti Danilo, è previsto anche, fai anche qualche notte, cioè ci sono delle tappe un po' più lunghe, non è detto che navighi solo di giorno? E di solito parto alle 5 del mattino, anche per smezzare un po' la giornata, parto di notte, vedo l'alba e arrivo di solito a quest'ora, quindi al tramonto. E tappa in notturna, volevo farla magari giù in Calabria, per attraversare dalla Calabria alla Puglia, dipende sempre dal tempo, perché come avete capito la mia barca è piccola, le murate è veramente molto basse, basta un po' di vento in più e soltanto l'onda che fa il vento, che crea il vento, mi entra l'acqua dentro, quindi divento un pulcino, ma è bello anche quello. Fino a questo punto, quindi abbiamo detto da Genova ad Anzio, hai fatto metà del Tirreno, il Tirreno settentrionale diciamo così, quali sono stati, hai detto i 30 nodi di ieri dopo il Giglio, i momenti un po' che già ricordi in maniera particolare, momenti salienti? E più che altro il
ieri sera il vento forte, e per il resto non è andato tutto quanto liscio, molto liscio. Quando vedevo delle previsioni, ormai con il LAMA riesci a programmare molto bene il tutto, a meno che insomma non sei a largo e ti prende questa la sventagliata. E niente, tutto quanto molto bello, vedo anche i porti di attracco, quindi mi fa piacere, che Sestri è bello andare lì con l'ancora che fa da corpo morto, ormeggi da solo e non ti fanno pagare, bellissimo. Idem al Giglio, io al Giglio pensavo che fosse un porto carissimo, inavvicinabile, invece è gratuito per tutti, cioè tu vai lì corpo morto con l'ancora e ormeggi. Anche che sia abbastanza straordinario il tuo racconto e la tua testimonianza, proprio perché avvicina un po' la vela, la smitizza sotto certi aspetti, non è difficile, non è impossibile, anche lo stesso Giro d'Italia, che sembra una cosa così lunga da dire, neanche più il nostro amico Cino Ricci riesce a fare più il Giro d'Italia in regata, ma ovviamente quello magari tornerà, però la facilità e la gioia di fare queste cose, e anche un messaggio, perché l'Italia ha 8.000 km di coste e insomma è anche un patrimonio dal punto di vista turistico, quindi questa nautica da vivere, questa vela da fare. Quando ti fermi nei porti, diciamo, uno degli aspetti del viaggio a vela è l'incontro, no? Incontrare altri navigatori, altre persone, o comunque altri velisti, altra gente che ha la passione per il mare. Ti è già capitato questo? Te lo aspetti in futuro? È stato bellissimo, mi è già capitato. Io comunque viaggio molto su Facebook, qualsiasi cosa, tengo molto aggiornato il mio Facebook e soprattutto nel blog velisti è molto seguito, ecco. E quindi mi è successo, avevo rotto l'autopilota ed ero a Cala dei Medici. L'ho detto nel blog e gli altri velisti mi hanno aiutato, ho detto: vedi, se vuoi andare lì c'è un signore molto bravo che ti può aiutare. Nel frattempo io mi sono fermato a Cala dei Medici, già mi aspettavano, e ho incontrato un personaggio anche lì fantastico che sta progettando lui il giro del mondo con una piccola imbarcazione, un 6 metri, e mi ha aspettato, aveva già l'autopilota in mano, ha fatto: Danilo, prendi il mio autopilota. Ho detto: ma come? No, devi fare il Giro d'Italia, devi prendere il mio autopilota. E poi con gli altri suoi amici siamo andati a mangiare, cioè si stringe tanto l'amicizia o comunque la passione che ci lega. Okay, concludiamola così allora, visto che adesso il giro è in qualche modo appena iniziato, siamo a un quinto del giro, c'è ancora tanto da fare, farai lo Stretto di Sicilia ovviamente, poi lo Ionio come dici tu, taglierai la Calabria per arrivare in Puglia e poi la risalita dell'Adriatico. Ci ripromettiamo di seguirti su seili.it e repubblica.it e tu ti impegni ovviamente a rifornirci di materiali, di racconti, di diari di bordo, e quindi ti aspettiamo anche noi in qualche modo a bordo di Seili, così come Seili sarà a bordo del giro. Grazie, grazie sicuramente, io sono lusingatissimo della vostra ospitalità, grazie, ciao. Faccio un giro dentro, così vi rendete conto. Allora, questa è interno, chiudo, cucineria è tutta quanta nuova, rifatta, vedi? Questa è la cucineria di Tua, anche questa è tutta quanta rifatta, quindi nuova, poi fornelletto nuovo, ecco qui, sempre cucineria, questo è tutto quanto l'interno, vedi? Poi il paiolo, come dicevo, è tutto nuovo, questo qui è originale, non è stampato, tutto originale. E poi l'ho lasciato un po' a scale, mio padre mi ha fatto questo paiolo anche esterno, sempre in legno, e la cucineria esterna tutta rifatta, eccolo qua, il timone nuovo, l'asta del timone nuovo.